Approvato e finanziato dalla Regione Campania il progetto della rotatoria di svincolo all'uscita dell'autostrada Napoli-Salerno a Nocera Inferiore per un totale di 4.464.000 euro. Approvato ed in graduatoria per il finanziamento anche un secondo progetto per la viabilità cittadina. Per l'amministrazione comunale del sindaco Manlio Torquato è un risultato importante che consentirà di snellire e mitigare il traffico in città. Il primo cittadino ha espresso un ringraziamento per il lavoro importantissimo per il decongestionamento del traffico che ha fatto l'ufficio tecnico comunale, retto dall'ingegnere Gerardo Califano, ma un grazie da parte del sindaco va anche all'assessore ai lavori pubblici Maugolino e alla struttura regionale di missione, capitanata dal consigliere Luca Cascone. Il primo cittadino cita tra i ringraziamenti anche il lavoro fatto dall'ingegnere Scarfò, già assessore alle politiche ambientali della precedente amministrazione Torquato e attuale segretario del Partito Democratico. E dal Partito Democratico c'è il commento entusiasta del capogruppo in Consiglio Comunale Paolo De Maio, che dice l'amministrazione regionale, quando coinvolta, manifesta sempre attenzione per il territorio dell'Agro e di Nocera in particolare. Un plauso anche al lavoro del Partito Nocerino, che ha saputo rappresentare le esigenze locali e ha assolto al meglio alle funzioni di collegamento con l'amministrazione comunale. Noi con un finanziamento di oltre 4 milioni di lire, circa 4 milioni e mezzo di lire, da parte della Regione, e eseguito il progetto. Noi avremo finalmente una fluidificazione del traffico in questa zona qui, con aree di parcheggio che successivamente saranno realizzate nella parte d'ingresso sempre della città, quindi a monte della strada statale, e con la possibilità di velocizzare quindi tutto il flusso di traffico. Non è una rotonda come qualcuno ha malinteso, parliamo di una vera e propria rotatoria autostradale, quindi di un anello viario, sebbene breve dal punto di vista della sua longitudinalità, che però permetterà un deflusso di traffico importante. Il progetto è esecutivo, quindi non attende ulteriori particolari elaborazioni. È uno dei più importanti progetti ammessi a finanziamento da parte della Regione Campania e siamo anche diciamo, fiduciosi sulle attività e delle procedure espropriative che avranno sicuramente diciamo, una velocizzazione di impegno, memoria anche di quelli che sono stati i problemi procedurali del passato che ha vissuto la società Autostrade Meridionali. Lavoro sul quale abbiamo profuso molto impegno, diciamo che abbiamo recuperato il vecchio progetto, quindi della rotatoria, tutto modificato perché non è insomma proprio rispetto appieno quello che era stato presentato già dall'autostrada. E quindi oggi possiamo dire che abbiamo ottenuto i finanziamenti per 4 milioni e mezzo per poter realizzare la rotatoria a Via Tozzori. E per la questione espropri. Da questo punto di vista noi confidiamo di poter, diciamo, di avere una velocizzazione dei tempi delle procedure espropriative, pure perché le porzioni sono veramente minime, quindi non hanno un grande impatto e non dovrebbero riprodurre le complicazioni che ci sono state in passato.